Daniele Priori 18 settembre 2023 a tutto è imitabile. Ma, diffidate dalle imitazioni. Max Giusti torna in Rai e, nonostante la sua simpatia, il suo solito sorriso, la sua sincerità, sta camminando su un filo e lo sa. Ciò non significa che smetta di parlare di lui. Infatti, da domani in prima serata su Rai 2 con il suo fake show, sarà l'unico a cui sarà concesso di essere se stesso. Sarà lui infatti il conduttore chiamato a guidare il nuovissimo e vecchio contenitore. Messaggero nel 2023 di un genere mutato nel tempo che, però, ha un po' perso la sua dignità originaria. Giusti si è così ritrovato più volte a distinguere nel corso della presentazione alla stampa e lo ha fatto anche parlando a libero tra imitazione e parodia. Fake Show sarà un varietà realizzato da imitatori. Quelli cresciuti nelle scuole noscesi o ancor più, per ragioni anagrafiche, di Gigi Sabani, il cui spirito aleggia fortemente su questa nuova creazione Rai. Un format originale, tutto italiano, scritto e pensato in Italia che punta a replicarsi. Max Giusti. Sai che sentendoti parlare Fake Show è stato come rivivere l'atmosfera di Stasera mi lancio Gigi Sabani? Da un certo punto di vista sarebbe bellissimo. Ma purtroppo no. Perché tornare a Stasera mi lancio significherebbe tornare agli abbaglianti ed edonisti anni 90 in cui eravamo tutti più fiduciosi nel futuro. Ora abbiamo tutti meno sogni e tante altre cose stanno cambiando, come è normale e giusto. È un programma per il 2023. Ed è un programma in cui credo molto. Un format originale sul quale abbiamo lavorato molto con Rai ed Endemol Shine Italy. Con grande passione ed entusiasmo. Ho amato moltissimo Alighiero Noschese. Un pioniere e un genio dello spettacolo. Ma se devo pensare qualcuno, mentre lavoriamo Fake Show, livello emotivo, penso Gigi Sabani. Ecco, vorrei dedicargli questo programma. Anche se il suo, rispetto al nostro, è stato un modo molto diverso fare con, si parla di una svolta epocale che ha fatto sì che le imitazioni scrupolose e meticolose noschese diventassero leggere e libere. Era un vero innovatore. Con lui bastavano un paio di occhiali e un cappello per farci divertire. Adesso tutto questo è cambiato e le imitazioni molto spesso sono diventate parodie. Presentando il programma ha detto che non farete satira ma sarete taglienti. Raccontaci come la satira essere politica, può essere sociale, riguardare i costumi. Ci sarà sicuramente della satira e noi saremo sicuramente feroci. Non faremo satira politica. Forse. Chissà. Almeno non nella prima puntata. Sarai tu, Max, a segnare il punto della rivincita definitiva del varietà? Fake Show più uno spettacolo comico. È modo diverso di fare varietà. Un modo nuovo. Anche perché programma completamente nuovo. Esiste una regola di ingaggio ben precisa, secondo la quale tutto ciò che è imitabile viene imitato. Il brano è molto lineare, non è possibile pensare ad un varietà classico. Io, per esempio, se penso ad un varietà mi viene in mente Condu,